Intanto l'esperienza in Africa con Overland è una cosa che vorrei augurare a tutti, perché è un modo di viaggiare, un modo di calarsi nel territorio e calarsi quindi con le persone in maniera che un turista normale è difficile che possa fare. Eravamo facilitati da tutta la struttura, però diciamo che diciamo è stato per me facile, ma perché diciamo proiettata verso la curiosità di capire quella che è la condizione reale, riuscendo a parlare con alcune donne, giovani, meno giovani, che però sapessero parlare almeno l'inglese, quindi il livello di scolarizzazione minimo ci voleva, perché altrimenti in africano sarebbe stato un po' complicato, ci sarebbe voluto il facilitatore, per cui la cosa che invece doveva rimanere intima e discreta non sarebbe stata possibile. Quindi la fortuna è stata quella di riuscire a trovare qualche ragazza o donna che si potesse aprire con me in qualche modo. Aprire lo dico fra virgolette, perché è chiaro che lì l'educazione, la cultura, diciamo, porta a non riuscire ad esprimere quello che io stavo chiedendo a queste donne, cioè quindi come si sentivano, se si sentivano libere, se si sentivano come erano i rapporti con la famiglia, come erano i rapporti con il marito, come vedevano alcune situazioni della loro condizione lì, alcune etnie, faccio per dire, subiscono ancora l'infibulazione, quindi immagini lei quante cose siamo riusciti un pochino a sviscerare e a capire come loro vedevano questa loro condizione. Quindi sono uscite fuori delle situazioni che noi diamo a volte come una cosa scontata, no? Cioè noi leggiamo, vediamo e ci facciamo un'idea di come loro possono vivere determinate cose. Per noi è scontato che non possano essere accettabili la poligamia, per dire, l'infibulazione, la condizione di essere soggetta al marito piuttosto che al papà, eccetera. E loro, quello di cui mi sono resa conto, quindi questa è stata la mia esperienza dal punto di vista umana più illuminante rispetto a certe cose, loro, pur consapevoli che non sono delle cose, diciamo, fra virgolette, giuste, la accettano come parte della loro vita. Quindi questo che cosa vuol dire? In questo io sono stata portata un po' a riflettere, cioè noi occidentali diamo per scontato che possiamo arrivare là e educare o sensibilizzare o dire questo è giusto e questo è sbagliato. Bisogna farlo con molta discrezione, nel senso che queste persone sono anche molto radicate nella loro cultura e quindi pur vedendo la ingiustizia di certe cose, la sentono ancora molto parte di loro stesse. Quindi questo per dire come bisogna avere un grande rispetto per la cultura altrui. Bisogna porsi ad ascoltare prima di poter dire. Ecco, questo è quello che mi è venuto come flash rispetto a questa esperienza. Chi vive queste determinate esperienze in maniera più sofferta è chiaro che hanno bisogno di essere in qualche modo aiutate, cioè accettano di essere consapevolizzate, di essere sensibilizzate in queste cose. Però è una cosa che deve venire da loro. Parlando con alcune persone, ripeto, che hanno un po' più come posso dire, lo status di persona un pochino già più inserita nel sociale loro con un certo ruolo, perché magari lavorando, perché il lavoro e la scuola sono determinanti in ogni luogo. Ecco, dicevano che comunque si stanno sensibilizzando, le donne stanno accettando dalla parte governativa, laddove c'è uno stato un po' più democratico rispetto a quello che in alcuni paesi lì c'è, perché quando c'è la dittatura tutto è assolutamente soffocato. Quindi sicuramente accettano, anche se con molta timidezza, con molta discrezione. Loro sono ancora molto legati, per quello che ho potuto vedere, alla loro famiglia d'origine, quindi al rapporto che c'è con un marito, per quanto magari da condividere con
con altre donne. Quindi sicuramente loro o alcune di loro, quelle, ripeto, più scolarizzate. Ecco, questa è un'altra cosa che ho potuto vedere, quanto la scolarizzazione, laddove riescono a minimamente a arrivare a fare le elementari, equivalente alle nostre elementari, e le medie. Ho parlato con ragazze veramente che avevano un sogno aperto verso il futuro e libero da tanti condizionamenti, quindi sono pronte ad accettare di emanciparsi in qualche modo. Che cosa ci danno in cambio? Beh, ci danno in cambio quello che è, diciamo, non dobbiamo essere molto presuntuose noi, perché in fondo forse quello che loro vivono adesso noi lo abbiamo già vissuto, perché basta andare a 50 anni fa, forse la condizione femminile anche da noi non era così come ora. E quindi la pazienza, la costanza, la voglia però di sognare, ecco, questo bisogna riconoscerlo loro. Ecco, io però ritengo che ci debba essere, e in questo magari possono essere aiutati, ci deve essere un minimo di cultura di base che le porti a vedere oltre quella che è una condizione ancora a volte molto soffocante. È la cosa che effettivamente, anche quando diciamo, parlando poi dopo queste interviste o questi incontri eccetera, mi sono sentita discutere con qualcuno, è proprio questo. Cioè, noi, se vogliamo veramente dare una mano, dobbiamo darla a chi riesce a chiederci di cosa ha bisogno. Per poter chiedere devono avere gli strumenti, devono avere la conoscenza di alcune cose, ma andare con i piedi di piombo, cioè non si può andare ad imporre solo perché pensiamo che la nostra cultura o la nostra stato civile, la nostra civiltà fra virgolette, sia migliore della loro. Noi forse abbiamo perso nel percorso qualcosa che loro ancora conservano, però è chiaro che ci sono delle cose fondamentali che forse non è giusto che esistano ancora, come i problemi a cui abbiamo fatto cenno prima. Però, ecco, con molta discrezione oserei dire su quello che è la loro esigenza, i loro reali bisogni. Non si può imporre. A me, quando questa signora ragazza ha detto "ma it's part of my life", con una non dico rimissione, ma con una diciamo consapevolezza di quello che stava dicendo. Quindi, ok, ritengo che sia una cosa sbagliata, ritengo che si può fare a meno, a mia figlia non lo farei, però è parte della mia cultura, è parte della mia vita. Quindi non stravolgere, questa è l'idea. Il modo, oltretutto, di viaggiare con Overland è quello che mette nelle condizioni veramente di poter entrare sul territorio a contatto con le persone. Chiaro che dall'interno di ognuno di noi deve partire la voglia di conoscere, per migliorare se stessi prima di tutto, per poter dare a un aiuto agli altri se hanno bisogno di migliorare. È questo che sarebbe bene che ai ragazzi venisse trasmesso, cioè la voglia che devono avere, anche solo studiando sui libri o leggendo delle cose, di andare a toccare con mano, con una visione, con un'apertura di acquisire intanto le esperienze altrui per crescere e per poter confrontarsi. Solo in questo modo credo anche che si possa parlare poi di integrazione, visto che queste persone stanno venendo da noi, e quindi è importante conoscere per poter creare un qualche cosa diciamo che conduca verso il benessere di ognuno di noi. In fondo l'umanità si vuole evolvere per andare verso il benessere, e dobbiamo fare i conti con ciò che in questo momento la storia ci sta portando, quindi il movimento di tante persone da alcuni posti della terra forse ritenuti un pochino più indietro rispetto a noi, a noi. Quindi i ragazzi però devono essere pronti a questo, quindi educarsi a vedere con occhi diversi per poter comprendere, per poter diciamo aiutare se necessario, per poter integrarsi. Questo ritengo sia un problema delle generazioni future, oltre che anche della nostra.